sfida. Che cosa c'è oggi? La sfida più sfidosa del mondo. Minna, oggi sono stanco, per favore, non rompere le scatole. No, ma non, cioè, tranquillo, non devi camminare. Non è una cosa movimentata, vero? No, no, tranquillo, perché io ti propongo che l'ultimo che scende al monopattino vince 1000 euro. 1000 euro? Sì. Per un monopattino banalissimo. Però, aspetta un secondo, perché ci troviamo in casa dei nostri amici, ora che ci penso? Amici! Amici! Aspetta un secondo, ma quindi voi conoscevate già la sfida? Ero l'unico a non saperlo. Ma ora che ci penso, io non ho monopattino, come faccio a partecipare? E poi dove sono i 1000 euro? Voglio prima vederli. Questi matti sono i 1000 euro, ora va bene, possiamo iniziare? Ok, un'interessante offerta. Carta di credito, monopattini. Accetto la sfida, dammi il mio monopattino. Ma sì, cioè nel senso, non avevamo un monopattino in più, quindi tu verrai con me. Guido io però, sono più brava, si sa. Matti, io non mi fiderei tantissimo fossi in te. No, nemmeno io però, non dirlo a Ninna. La regola è ovviamente che non si possono togliere i piedi, cioè almeno uno lo devi tenere sopra. Quindi, piedi sui monopattini perché vi vedo. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Sono. Che cosa dovremmo fare ora? Spiegami. Ora ti spiego la mia strategia. Dimmi. Allora, noi dobbiamo cercare di buttare per terra i nostri amici, così noi vinciamo i soldi. Ma è un po' pericolosa questa cosa. Vabbè, proviamoci. Questi seriamente credono che noi non li abbiamo sentiti? Sì, infatti, no, veramente, è una cosa incredibile. Ragazzi, io sono pronto, però ho una piccola commissione da sbrigare. Devo andare un attimo in bagno, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Aspetta un attimo, io non mi fido di Kazu che va in bagno con il monopattino. Andiamo a vederlo, inseguiamolo, inseguilo. Piano. Piano. Stiamo arrivando. Ragazzi, ma un po' di privacy, fatemi fare la fair play, mia santa pace. Ok, mi sa che è andato in bagno col monopattino. Matti, sì. Io non sono molto capace di andare in monopattino, sì. In realtà, si vede, vero? Lo so, però dobbiamo trovare una strategia. Ehi, aspetta un attimo. Ma quello è il cap! È andato in cucina! Ci chiamiamo anche lui, girati! Ok, vai Matti. Andiamo a prenderlo! Arrestalo, Ninna! Arrestalo! Che cosa stai rubando? Ho rubato la maionese. Matti, mi devo avvicinare un attimo. Sì, non togliere il piede, non voglio essere il primo a perdere, apri. Mangiato della maionese, scusa. Perché in casa abbiamo finito la Nutella, quindi crede che quella sia cioccolato bianco. Li avete per caso visto mangiare? Certo che sono strani questi due. Sì, ti posso dire la verità, sto iniziando ad accusare un po' di stanchezza alla mia gamba. Non è che possiamo riposarci. No, non cadere ora. Siamo ancora in gara, ricordatelo. Però ricordiamoci, dobbiamo far cadere qualcuno. Dobbiamo far cadere qualcuno. Che cosa avete detto? Dobbiamo andarci a riposare. Sì, sì, sonno. E dove vorreste riposarvi che siete in casa nostra? Sul divano. Non va bene, il divano non ve lo posso prestare. Allora vuol dire che ci metteremo sul tuo letto. Ah, ok, va benissimo il divano. Ok, possiamo andare. Okay. Sei sicura che ce la facciamo a fare la curva? Sì, guarda. Molta concentrazione. Aspetta. Ok Ninna, al mio tre ci buttiamo. 3, 2, 1 Che bello. Perché ci sei anche tu? Ragazzi, ma mi stavo facendo un sonnellino. Matti, che c'è? Hai finito di riposarti? Sì, ho finito. Okay. Anche se un po' di sonnellino ce l'ho ancora. Posso rimettermi sul divano? No, dobbiamo vincere la sfida. Ah. Hai portato da casa il nostro Nerf! Ragazzi, ho sentito per caso Nerf! Ma no, Cap! Nerf niente Nerf! No, no, non è un Nerf! È un Nerf! No, aspetta, in che senso? Ti posso aiutare! Hai perso! Bravo, Matti! Bravo! Ora mi rimane solo cazzo da far cadere! Ho una mira infallibile! Ancora carico. No ragazzi, io sono ancora in piedi. Guardate, il piede era sul monopattino, lo giuro. No, io sento puzza di falsa chiotto. Tu sei caduto e come? Restiamo solo noi e Kazu. Ragazzi, ma che? Cap è caduto.
caduto! Poverino, il piede non è più toccato al monopattino! No, non farmi cadere! Ma ti so come vincere questa volta! Come? Con questo! No! Sì, no. Ascoltami! Perché cantando io farò andare via Kazu dal tuo monopattino, perché sarà talmente disperato che le sue orecchie gli faranno male, quindi noi vinceremo! Potrebbe essere un'arma a doppio taglio! Non iniziare! Qualcuno mi ha chiamato? Sì, ti ho chiamato io. Ti volevo dire una cosa. Sai che è tra poco il Natale, no? Quindi... Sì, sì, è super angelica, però io vado di là perché adesso ho mal di testa, non ho voglia di ascoltare musica, ciao! Devo pensare ad una strategia per battere Ninne e per vincere i 1000 euro, ragiona monopattino! Ci sono! Ninna! Sì, Kazu, dimmi! Vorrei partecipare ancora alla gara, uffa! Ninna! Ho visto Willy e Pianino lì in giardino, ma cosa ci fanno a casa? Willy Pianina, ma sì, ma io c'è dovuto perdere la casa! Corri! Questa è stata davvero una mossa geniale! Grande Kazu! Ninna, vai a prendere Willy e Pianina, spiegati! Quanto ci metterà ad accorgersene che non gli hai detto la verità? Secondo me circa 20 minuti. Kazu? Sì? Me la pagherai questa, non c'era sì, va bene. Intanto metto e voglio i miei soldi. Kazu, complimenti, la vittoria è tua e ti becchi la carta di credito. Ma me l'ha sparato. Kazu, ti volevo dire una cosa. Sì? No!